Abbiamo detto praticamente che il modello quantomeccanico dell'atomo di idrogeno sfrutta i metodi della meccanica quantistica, per effetto dei quali è possibile andare ad ascrivere all'elettrone proprietà di particella di massa, quindi la massa, la densità, e le proprietà tipiche delle radiazioni elettromagnetiche. Abbiamo visto che cos'è una radiazione elettromagnetica: una perturbazione sinusoidale di un campo elettrico e un campo magnetico in direzioni ortogonali alla direzione di propagazione della radiazione stessa e in direzione ortogonale tra loro stessi. E abbiamo visto che le grandezze tipiche di una radiazione elettromagnetica sono la sua lunghezza d'onda lambda, che è praticamente la distanza tra due creste, tra due valli, come volete voi, e la frequenza ni, cioè il numero di volte che si ripete una stessa fase di una radiazione elettromagnetica nella unità di tempo. E abbiamo visto che queste due grandezze sono inversamente proporzionali fra loro, dato che il loro prodotto è uguale alla velocità della luce. E abbiamo anche visto che le radiazioni elettromagnetiche trasportano una quantità di energia che è pari al prodotto della costante di Planck H per la frequenza ni. Quindi quanto più alta è la frequenza delle radiazioni elettromagnetiche, tanta più energia trasporteranno queste radiazioni. Poi, per effetto dell'utilizzo dei metodi della meccanica quantistica, siamo stati capaci di determinare la funzione d'onda dell'elettrone. Questa funzione d'onda che cosa mi permette di fare? Mi permette di determinare la densità di probabilità di andare a trovare l'elettrone in una certa porzione dello spazio. Detto così, non è che mi pare proprio una grande cosa, però che cosa mi permette di fare fra le altre cose? Mi permette di andare a definire una porzione di volume dello spazio in cui l'elettrone passa, ad esempio, un'alta percentuale del suo tempo, diciamo il 95% del suo tempo, e dove quindi abbiamo il 95% delle probabilità di andare a trovare l'elettrone. Va bene? Poi che abbiamo detto? Nei confronti del tempo, questa funzione è detta funzione orbitale, e alla fine praticamente con la parola orbitale non si indica tanto la funzione, si indica più quel volume in cui l'elettrone passa il 95% del tempo, che possiamo quindi andare a identificare con volume dell'atomo stesso. Poi, che altro abbiamo detto? Abbiamo detto che nei confronti del tempo la funzione d'onda è costante, quindi rappresenta uno stato stazionario. Ma abbiamo aggiunto il fatto molto importante che a questo stato stazionario è ascrivibile un'energia, e che all'elettrone noi possiamo fornire energia di modo che l'elettrone passa da uno stato stazionario a energia più bassa a uno stato stazionario a energia più alta, e che l'elettrone può emettere energia passando dallo stato stazionario a energia più alta allo stato stazionario a energia più bassa. Quello che ci sta di molto strano, di molto particolare, è che i valori dell'energia che può assumere gli elettroni non variano con continuità, variano per valori discreti, cioè variano come se fossero i gradini di una scala, cioè o sta su un gradino più alto, su un gradino più basso, su un gradino più basso ancora, in mezzo a due gradini non può stare. E chi l'ha detto? L'ha detto il Padre Eterno? No, questo non è una cosa che è un verbo di fare. Ci sono gli esperimenti di conduzione gassosa nei gas rarefatti che, dato che quando un gas rarefatto gli si fa passare la corrente elettrica ad altissimo potenziale, gli elettroni si eccitano, assumono energia, poi cedono questa energia tornando agli stati energetici più bassi, le lunghezze d'onda della radiazione elettromagnetica che vengono emesse sono poche, sono 2, 3, 4, 5, e sono, diciamo così, quelle là connesse a quei salti là fra un gradino e l'altro. È chiaro? Sì.
Se potesse variare con continuità l'energia assunta dagli elettroni, noi avremmo che anche le lunghezze d'onda, le frequenze delle radiazioni luminose emesse dai gas dove noi facciamo passare una forte corrente, una debole corrente elettrica per effetto di un'elevata differenza di potenziale, varierebbero con continuità anche loro, ci sarebbero tutte le lunghezze d'onda. Dato che ce ne sono solo poche, vuol dire che i salti energetici permessi sono pochi. È chiaro? Bene. Adesso praticamente dobbiamo ancora dire un'altra cosa, che anche questa è un pochettino indigesta. Sentite un po', no? Sentite questo punto, perché anche questo non è proprio di immediata comprensione. Abbiamo che abbiamo detto che ogni stato stazionario corrisponde a un'energia, giusto? Però a una certa energia può essere che non corrisponda una sola funzione orbitale, bensì corrispondano più di una funzione orbitale. È chiaro? Allora, con il gergo degli studiosi della struttura dell'atomo, si dice praticamente che una funzione orbitale può essere degenere quando praticamente non corrisponde una funzione sola. Quando corrispondono più funzioni è degenere, ed in particolare è degenere tante volte quanto sono le funzioni compatibili con quel valore dell'energia. Mi rendo conto che è una cosa proprio abbastanza indigesta. E direte voi, ma come l'hanno capito sto fatto che ci stanno alcuni livelli energetici a cui competono più funzioni orbitali? Sempre tramite questi benedetti esperimenti di emissione luminosa nel corso dei gas rarefatti percorsi dalle scariche elettriche. Sempre da questi esperimenti hanno tratto una marea di informazioni, fra cui anche questo. Adesso, se vogliamo essere più precisi, possiamo dire che l'atomo di idrogeno presenta, diciamo così, un suo stato fondamentale, cioè uno stato in cui il suo unico elettrone assume il valore dell'energia più basso possibile. Questo livello energetico fondamentale è indicato come livello 1. Bene? Adesso, a questo livello energetico 1, quello a cui compete la più bassa energia possibile, grazie al Padre Eterno, questo livello energetico 1 non è degenere. Cioè, a livello energetico 1, quello fondamentale, quello a cui compete il minimo valore dell'energia possibile, noi possiamo dire che c'è una sola funzione orbitale compatibile con esso. Ed è una funzione che la chiamiamo di tipo S. Sul significato di questa S lascio, diciamo così, un momento di suspense, ve lo dirò fra pochi minuti questa S che significa. È chiaro? Bene. Poi, praticamente, se noi andiamo a fornire energia all'elettrone, l'elettrone passa dal livello energetico fondamentale 1, che noi abbiamo detto, al livello energetico 2. Adesso, prima di andare avanti in questa trattazione, vorrei chiarire un punto che vale per questo esame e vale anche per tutti quanti gli altri esami. La energia non è una grandezza che può essere definita, diciamo così, convenzionalmente. Si può andare a dire la differenza di energia fra due stati è questo numero qui, ma dire l'energia di questo stato è questa non è possibile. Allora, per dire l'energia di questo stato è questa, che cosa bisogna fare? Bisogna riferirla ad un altro stato. Cioè, se questo è lo stato di riferimento, questo secondo stato avrà un'energia più alta o avrà un'energia più bassa, e sarà più alta o più bassa di X, di Y, di Z, di quello che vogliamo noi. È chiaro?
Quindi generalmente a livello energetico 1 si, diciamo così, ascrive una energia che praticamente è negativa. Questo per quale motivo? Perché si preferisce ascrivere energia 0 allo stato in cui l'elettrone si è completamente allontanato dall'atomo. Quando poi l'elettrone mano a mano si avvicina all'atomo, l'energia del sistema comincerà praticamente a scendere e quindi praticamente finirà per assumere un valore negativo. Questo è il tipo di convenzione che si ha. Allora, vi stavo dicendo che il livello energetico fondamentale, cioè quello là a cui l'elettrone dell'atomo di idrogeno assume l'energia minima possibile, non è del genere, cioè in poche parole c'è una sola funzione orbitale che è compatibile con questo valore minimo dell'energia dell'elettrone che l'atomo di idrogeno può assumere. Va bene? Gli forniamo energia e passiamo al livello 2. Al livello 2, ahimè, ci sono ben 4 funzioni che sono compatibili con questo livello energetico 2. Si dice che il livello energetico 2 è 4 volte del genere, e in particolare queste funzioni sono una di tipo S e 3 di tipo P. Anche su questa P lascio un punto interrogativo, ve lo spiegherò fra pochi minuti. Va bene? Quando passiamo al livello energetico 3, vi ripeto, è come se fosse detto. Questo è il livello energetico 1, quello là fondamentale. Questo è il livello energetico 2. Per il livello energetico 1 c'è una sola funzione compatibile con questo valore dell'energia. Per il livello energetico 2 ci sono 4 funzioni compatibili con questo livello dell'energia. Una di tipo S e 3 di tipo P. Per questo livello energetico 3 ci sono 9 funzioni compatibili con questo livello energetico 3. Per la precisione, una di tipo S, 3 di tipo P, 5 di tipo D. Anche su questa D, glisso, fra poco vi dirò D che cosa significa. Quando passiamo al livello energetico 4, abbiamo che 16 volte del genere, perché ci sono 16 diverse funzioni che sono compatibili con questo valore dell'energia. Una di tipo S, 3 di tipo P, 5 di tipo D, 7 di tipo F. Va bene? È chiaro? Benissimo. Allora, una volta che abbiamo detto queste cose, e quindi questo elettrone dell'atomo di idrogeno può stare a livello 1, a livello 2, a livello 3, a livello 4, a livello 5, e che il livello 1 ci sta una sola funzione, a livello 2 ci sono 4 funzioni, a livello 3 ce ne sono 9, a livello 4 ce ne sono 16 e così via, possiamo cominciare a vedere come è fatto bene questo atomo di idrogeno. Cominciamo a considerare l'atomo di idrogeno nel suo diciamo così stato fondamentale, quando assume l'energia minima possibile. Abbiamo che quando assume l'energia minima possibile, l'atomo di idrogeno sta in fondo in questa scala, a livello 1. Abbiamo detto che a livello 1 è compatibile una sola funzione orbitale, che è di tipo S. Che significa di tipo S? Che significa sta S? Questa S sta praticamente per identificare il fatto che quel volume in cui l'elettrone dell'atomo di idrogeno si trova per il 95% del suo tempo, quindi in poche parole la forma che ha questo atomo di idrogeno, asimmetria S sferica. Chiaro? Cioè, in poche parole, questa funzione d'onda dell'elettrone, quella relativa al livello 1S, se la vogliamo andare a rappresentare graficamente, come la possiamo rappresentare?
la possiamo andare a rappresentare così, vedete? Guardate un pochettino. Io che cosa ho disegnato? Ho disegnato un sistema di assi cartesiani x, y, z nello spazio. Immaginate praticamente che il nucleo dell'atomo di idrogeno sta praticamente sistemato nell'origine degli assi, quindi sta qui, vedete? Segnato con gesso bianco, e che cavolo? Ecco qua. Va bene? Adesso abbiamo detto che il rapporto che ci sta fra il nucleo dell'atomo e le dimensioni dell'atomo è di 1 a 10.000, cioè sta un fattore di 10 alla 4. Quindi praticamente il raggio della sfera in cui l'elettrone passa il 95% del suo tempo, dove c'è quindi la probabilità del 95% di andarlo a trovare, è 10.000 volte più grande più o meno del raggio del nucleo. Sarà praticamente una sfera più o meno di questo raggio. Vedete? Adesso guardate un pochettino che cosa ho fatto in questa sfera. Questa sfera io l'ho picchiettata, vedete? E la picchiettatura è molto più intensa mano a mano che ci si avvicina al centro praticamente della sfera, cioè che si ci avvicina. Cioè, in poche parole, questa sfera che io sono andato a disegnare qui è la porzione di volume in cui l'elettrone passa il 95% del suo tempo, dove quindi ho il 95% della probabilità di andarlo a trovare. Però la probabilità di andarlo a trovare all'interno di questo volume non è uniforme, piccolo inciso. Uniforme è qualche cosa che non varia nello spazio, costante è qualche cosa che non varia nel tempo. Per il 90% dei guaglioni che vengono a fare l'esame con me, uniforme e costante è la stessa cosa. No, sono due cose diverse. Uniforme è qualcosa che non varia nello spazio, costante è qualcosa che non varia nel tempo, e sono due concetti molto diversi. Dicevo, la probabilità, la densità di probabilità non è uniforme. È tanto più alta quanto più ci si avvicina allo centro dell'atomo, quindi quanto più ci si avvicina al nucleo. Diciamo che addirittura noi abbiamo anche un 5% di probabilità di andare a trovare l'elettrone al di fuori anche di questa sfera. Se la funzione d'onda è fatta poi in maniera tale che se noi volessimo la probabilità del 100% di andare a trovare l'elettrone, noi la sfera di che volume la dovremmo fare? Di raggio? Infinito. È chiaro? Quindi in poche parole, la densità di andare a trovare l'elettrone, se la andiamo a diagrammare con la distanza dal centro, è un qualche cosa che fa così, vedete? Con un andamento asintotico. Questa è la distanza dal centro R e questa è la probabilità di andare a trovare l'elettrone. Ovviamente, essendo con un andamento asintotico all'asse delle ascisse, io per avere probabilità 100% di trovare l'elettrone devo prendere un raggio infinito. Ovviamente, dire che il raggio dell'atomo di idrogeno è infinito è veramente una grande baggianata. Noi diciamo così, allora preferiamo andare a riferirci a una sfera in cui abbiamo una probabilità molto elevata di andarla a trovare, generalmente sul 95%, ed è una cosa. Quindi quella S sta per dire che cosa? Che l'unica funzione orbitale che è compatibile col livello energetico più basso possibile, quindi quello lì fondamentale che assume l'elettrone dell'atomo di idrogeno, è una funzione orbitale che mi descrive un volume in cui noi abbiamo il 95% delle probabilità di andare a trovare l'atomo di idrogeno, che ha forma sferica. All'interno di questa sfera, ribadisco, la probabilità non è uniforme, è tanto più alta quanto più ci avviciniamo al centro ed è tanto più bassa quanto più ci allontaniamo dal centro. Bene? Problemi, ragazzi? Com'è?
tutta la lezione è andata. No, no, no. Dicevo, praticamente, avete questa sfera? Questa sfera praticamente è il volume che è descritto dalla funzione orbitale. Questa qua che io ho indicato in giallo ha il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone. Va bene? Però all'interno di questa sfera la probabilità non è uniforme, è tanto più alta quanto più ti trovi vicino al centro e tanto più bassa quanto più vai verso l'esterno. Diciamo che la picchiettatura con cui ho disegnato questo disegno ti vuole rendere conto che dove è più fitta c'è più probabilità, dove è meno fitta c'è meno probabilità. Se vogliamo andare a diagrammare la probabilità di trovare l'elettrone in funzione della distanza, il diagramma è di questo tipo qui, che va praticamente asintotica all'asse delle ordinate e asintotica anche all'asse delle ascisse. Allora noi che cosa diciamo? Ci accontentiamo, vedete, di bloccarla qui, a questo valore qui, vedete, il valore di questa area qui è il valore del 95% della probabilità di andare a trovare l'elettrone. E questo valore qui, vedete, lo assumiamo come raggio dell'atomo. Va bene? Chiaro? Adesso passiamo praticamente al livello energetico 2. A livello energetico 2 noi che cosa abbiamo? Abbiamo che sono compatibili, ahimè, quattro funzioni, di cui abbiamo detto una di tipo S e 3 di tipo P. Allora, uno di tipo S abbiamo capito, capite che significa, insomma, S sta per sferico, vuol dire che la prima delle quattro funzioni che è, diciamo così, compatibile con il livello energetico 2 ha simmetria sferica. E come sarà questo volume, diciamo così, dello spazio in cui noi avremo, diciamo, una probabilità del 95% di andare a trovare l'elettrone? Sarà di simmetria sferica, ma non sarà uguale alla sfera precedente. E come sarà? Sarà questo qui, vedete? Cioè, questa qui praticamente è l'esemplificazione, il disegnino della funzione orbitale di tipo 1S. Questo è l'esemplificazione della funzione orbitale di tipo 2S. Che cos'è sta cosa qua? Qua praticamente voi vedete una sorta di colonna circolare. Bene? Ma qui non siamo nel piano, siamo nello spazio. Vedete? Qui sono X, Y e Z. Quindi come dobbiamo chiamare questa porzione di volume che è compresa fra esternamente a una sfera più piccola e internamente a una sfera più grande? È una sorta di guscio sferico, va bene? Quindi il volume dello spazio in cui noi abbiamo il 95% delle probabilità di andare a trovare l'elettrone è questo guscio sferico. Ovviamente, diciamo così, noi avremo la possibilità di trovare l'elettrone anche al di fuori di questo guscio sferico, ma sarà una probabilità abbastanza bassa, del 5%, cioè l'elettrone passa il 95% del suo tempo in questo guscio sferico e al di fuori di questo guscio sferico soltanto il 5% del suo tempo. Bene? Ci sono problemi, ragazzi? Posso andare? Benissimo. Abbiamo detto che a questo livello energetico 2 corrispondono, diciamo così, anche altre tre funzioni di tipo P. Tre funzioni di tipo P sono tre funzioni che corrispondono a simmetrie diverse. Qui, per esempio, vedete, è indicata una di queste funzioni di tipo P. Guardate, questa è la 2P, chiamiamola 2PX. Cioè, guardate qui, noi abbiamo sempre il sistema di riferimento cartesiano nello spazio.
abbiamo sempre praticamente che il nucleo dell'atomo è sistemato al centro del sistema di riferimento, quindi sta qui, vedete? Praticamente questa funzione orbitale di tipo P è data da due sfere tangenti in un punto chiaramente coincidente con il nucleo dell'atomo, e che ha come asse di simmetria l'asse di simmetria X. Ovviamente, guardate qui, anche qui noi abbiamo che all'interno di queste due sfere, diciamo dove l'elettrone passa il 95% del suo tempo, dove quindi abbiamo il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone, noi abbiamo che la densità di probabilità non è uniforme, ed in particolare è tanto maggiore quanto più ci avviciniamo al nucleo, ed è tanto minore quanto più ci allontaniamo dal nucleo. Bene? Adesso vi starete chiedendo voi, vabbè, questa è una funzione di tipo P, ma tu hai detto che ce ne stanno tre di tipo P. Queste funzioni di tipo P in che cosa differiscono le une dalle altre? Bene, la simmetria è la stessa, cioè in poche parole sono sempre due sfere tangenti in un punto coincidente con il nucleo. Quello che fa cambiare le tre funzioni di tipo P è l'asse di simmetria. Vedete, io qui ho indicato il 2px, qui abbiamo il 2py. Cioè in poche parole, la funzione è la stessa di questa. Le due sfere sono uguali, l'unica differenza quale viene a essere è che in questo caso l'asse di simmetria era l'asse X, in questo caso l'asse di simmetria è l'asse Y. No, qui ho messo l'asse Z, scusate, ho sbagliato. Ovviamente è inutile dirvi che il 2PY, cioè la terza funzione di tipo P, in che cosa differirà dalle altre due? Differirà dalle altre due nel fatto che avrà sempre due sfere che sono tangenti in un punto, e questo punto sarà sempre il nucleo, però la differenza è che l'asse di simmetria non sarà X, non sarà Z, bensì sarà Y. Va bene? Ok? Quando poi noi andiamo, diciamo così, al livello, al livello 3, quindi qua abbiamo n uguale 1, qua abbiamo n uguale 2, qua abbiamo n uguale 3. A proposito, questo n qua che io dico livello energetico 1, livello energetico 2, livello energetico 3, c'ha un nome, c'ha un nome, si chiama numero quantico principale. Bene, quando noi andiamo al livello energetico 3 abbiamo 9, vabbè, non c'ho una mano sola, non posso fare il 9 con una mano sola, 9 funzioni che sono compatibili con il livello energetico 3. Una è di tipo S e praticamente sarà un guscio sferico più grande di questo qui. Tre sono di tipo P e saranno, diciamo così, sempre di questa simmetria qua, tre gusci sferici con tre diversi, diciamo, sempre due coppie di sfere praticamente che hanno tre diversi assi di simmetria. E poi le funzioni di tipo F, sinceramente non me le ricordo bene nemmeno io, ma non è che sono questioni d'esame. Cioè, in poche parole, se voi andate a vedere sui libri, troverete praticamente il dxx, il dxy, il dxz, il dzz, e vedrete delle cose un pochettino strane. Ma, ripeto, non me le ricordo ed è inutile poi andarsene a ricordare. Va bene? Poi quando si va al livello 4 avremo anche gli orbitali di tipo F, cioè altre funzioni ancora che sono ancora più complicate, che nemmeno sugli ottimi libri che io vi sono andato a indicare trovate diciamo così, le forme dei volumi
diciamo descritti dalle funzioni orbitali di tipo F. Bene, adesso ragazzi, quello che è importante che voi capiate le cose, non è importante che voi, diciamo, ricordate le forme praticamente degli orbitali. Certo, è opportuno che vi ricordiate che gli orbitali di tipo S sono sferici, non è un grande sforzo. Potete anche ricordare benissimo che gli orbitali di tipo P sono degli orbitali, diciamo così, dati da due sfere tangenti in un punto coincidente con il nucleo dell'atomo, e anche questo non ci vuole grande sforzo. Per tutto quanto il resto poi non è che ci stanno, diciamo così, grossi problemi. Allora, prima di procedere oltre, non so nemmeno se è il caso di andare a procedere oltre, perché poi, diciamo così, è un pochettino, cioè la lezione è un pochettino pesante, quindi forse è meglio che la finisco. Allora, l'unica cosa, vorrei fare il riassunto di tutto quanto quello che sono andato dicendo oggi, diciamo, per puntualizzare queste cose. Quindi casomai domani ripartiamo da questo punto, perché ripeto, la lezione è stata abbastanza esatta. Fate ragazzi, sono altri 5 minuti, 3-4 minuti di lezione, fateveli fare e poi, diciamo così, tutti quanti ci andiamo un pochino a rilassare. Allora ragazzi, cosa sono andato dicendo oggi? Oggi sono andato dicendo praticamente che l'atomo è tutt'altro che indivisibile. Le particelle subatomiche che noi consideriamo sono solo le più semplici, sono protone e neutrone che hanno massa e che sono confinate nel nucleo, ed il nucleo è 10.000 volte più piccolo di tutto quanto l'atomo, e elettroni che si muovono di un modo caotico in una porzione di volume, diciamo così, che verrà definita più avanti. Il modello che noi abbiamo proposto per l'atomo di idrogeno è il modello quantomeccanico. La, diciamo così, particolarità di questo modello quantomeccanico è che si utilizzano i metodi della meccanica ondulatoria, secondo cui l'elettrone possono essere ascritte le proprietà delle particelle di massa, quali massa e densità, e le proprietà delle radiazioni elettromagnetiche, quindi lunghezza d'onda e frequenza. Abbiamo visto che utilizzando i metodi della meccanica ondulatoria è possibile andare a definire una funzione densità di probabilità. In questa funzione densità di probabilità, noi che cosa abbiamo la possibilità? Abbiamo la possibilità di andare a definire qual è la probabilità di andare a trovare l'elettrone in una certa porzione di spazio. Detto così non ci sembra proprio granché, però fra le varie cose ci permette di andare a definire il volume in cui abbiamo il 95% di probabilità di andare a trovare l'elettrone, in cui praticamente l'elettrone passa il 95% del suo tempo. E abbiamo detto che all'interno di questo volume la probabilità di andare a trovare l'elettrone non è uniforme. Più ci avviciniamo al nucleo e più è alta, più ci allontaniamo dal nucleo e più è bassa. Poi, i punti salienti di questa lezione sono anche quelli lì che seguono. Perché cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che questa funzione d'onda, detta anche funzione orbitale, e che ci permette di andare a definire questo volume in cui noi andiamo a trovare per il 95% del suo tempo l'elettrone, volume che noi chiamiamo orbitale atomico, è nei confronti del tempo una funzione costante, che quindi rappresenta uno stato stazionario. Poi abbiamo visto che a ogni stato stazionario è ascrivibile un determinato valore dell'energia, e che l'elettrone può passare da uno stato stazionario a energia più bassa a uno stato stazionario a energia più alta se gli forniamo energia, e che questa energia poi può essere ceduta dall'elettrone passando da uno stato stazionario a energia più alta a uno stato stazionario a energia più bassa, può essere ceduta sotto forma generalmente di radiazioni elettromagnetiche. Il punto nodale è che gli elettroni non possono assumere qualsivoglia valore dell'energia, ma solo alcuni ben precisi valori dell'energia.
l'energia degli elettroni varia a scatti, cioè come i gradini di una scala. Può stare sul primo gradino, sul secondo gradino, sul terzo gradino, ma non può stare a metà fra il primo e il secondo gradino o fra il secondo e il terzo gradino. E questo chi ce lo dice? Ce lo dicono gli esperimenti di conduzione gassosa, di conduzione elettrica nei gas rarefatti. Perché? I gas percorsi da scariche elettriche molto intense emettono radiazioni luminose solo di particolari lunghezze d'onda, a cui corrispondono particolari salti energetici. Se potesse assumere tutti i valori dell'energia, avremmo tutte le lunghezze d'onda. Ciò che non si vede. Poi, che cosa abbiamo? Abbiamo che, a complicare ulteriormente il panorama, c'è che ad ogni stato stazionario è possibile che si possano associare più funzioni d'onda, più funzioni orbitali. In particolare per lo stato stazionario a energia più bassa di tutti, lo stato stazionario fondamentale, è associabile una sola funzione che abbiamo detto di essere di tipo S. A livello energetico 2, 4, una di S, 3 di P. A livello energetico 3, 9, una S, 3 P, 5 D. A livello energetico 4, 16, una S, 3 P, 5 D, 7 F. Bene. Poi abbiamo visto che la S sta per cosa? Sta per sfera, cioè per indicare che il volume descritto dalla funzione orbitale in cui l'elettrone ha il 95% delle probabilità di andarsi a trovare è una sfera. Ribadisco ancora che all'interno di questa sfera la probabilità non è uniforme, cioè non è la stessa dovunque, è più alta quanto più vicino ci troviamo al nucleo. Quanto più ci troviamo al nucleo, più lontano ci troviamo dal nucleo, tanto più è bassa. Bene. Poi a livello energetico 2 abbiamo una funzione di tipo S, che è un guscio sferico che abbiamo disegnato qui. Poi le funzioni di tipo P sono costituite da due sfere tangenti in un punto coincidente col nucleo. Cosa differenzia le tre funzioni di tipo P? Gli assi di simmetria, una volta X, una volta Y, una volta Z. Quindi le chiamiamo 2PX, 2PY, 2PZ. Poi quelle là, D, non se ne ricorda neanche il vostro professore e non vuole nemmeno che le andate a vedere. È chiaro? Ma vi descriveranno dei volumi che saranno sempre più complicati, sempre più strani nello spazio. Va bene? E l'ultima cosa poi che vi ho detto, guardate bene che questo livello, questo N che io ho indicato come livello energetico a cui si trova l'elettrone dell'atomo di idrogeno è una grandezza che è importante e si chiama numero quantico principale. Bene? Allora ragazzi, ci rivediamo domani e continuiamo, ok?